E dopo aver parlato di Apple, ora tocca parlare di Google. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come ben saprete, dall'8 al 10 maggio si è tenuto il Google I/O, ovvero la conferenza di Google, in cui sono state presentate tantissime novità molto molto interessanti. E proprio perché sono tante, direi di non perdere altro tempo ed iniziare a parlarne. Allora, per comodità ho deciso di suddividere il video in 5 punti, quindi parlerò di queste 5 novità, ovvero l'intelligenza artificiale e il machine learning, Google Assistant, Android P, le applicazioni aggiornate con Android P e infine Google Duplex, che è vero, è una funzione di Google Assistant, però merita un po' di attenzione. Direi di partire dal machine learning. Per machine learning si intende lo sviluppo di algoritmi che consentono ad un dispositivo elettronico, ad un computer, di imparare da solo, di imparare autonomamente. Perché vi sto dicendo questo? Perché ripeterò questa espressione molte volte nel video, quindi voglio che il concetto sia chiaro. E comunque il machine learning esiste già, ad esempio anche sugli smartphone. Quando voi componete un messaggio, se voi notate più messaggi scrivete e più suggerimenti della tastiera saranno azzeccati in base a quello che volete scrivere. Ma questa è solamente una delle tante applicazioni che può avere. Parlando invece di Google, Google sta puntando tantissimo sia sul machine learning e anche sull'intelligenza artificiale, visto che sono due concetti molto collegati tra di loro. Tra le varie novità, intanto si è parlato di un rinnovamento di Gmail, che ora introdurrà anche lo Smart Compose. Lo Smart Compose in pratica utilizza l'intelligenza artificiale per completare le frasi che voi state scrivendo. Praticamente, mentre stiamo scrivendo una mail, ci viene posto questo suggerimento e se è corretto basta solamente premere Tab per importare questo suggerimento nella nostra mail. Utile anche il fatto che Google riuscirà a comprendere con chi stiamo parlando, così da adattare il linguaggio di conseguenza. Dopodiché si è passati a Google Photo, e anche qui le novità sono state tante e anche molto utili, come ad esempio il fatto che ora l'applicazione possa capire se una foto è troppo scura e quindi adattare di conseguenza la luminosità, o anche il fatto che possa mettere in primo piano un soggetto rendendo bianco-nero lo sfondo circostante. Oppure anche la funzione opposta, ovvero che partendo da una foto in bianco-nero l'applicazione potrà ricostruire tutti i colori. E infine c'è anche la ricostruzione delle foto fatte dai documenti, queste foto che poi verranno anche convertite direttamente in PDF. Dopodiché si è anche parlato di intelligenza artificiale nella pratica, quindi come potrebbe essere utilizzata ad esempio in campo medico per aiutare sia i medici a comprendere alcune informazioni ma anche per aiutare chi è impossibilitato. Infatti è anche stata raccontata la storia di questa donna che si chiama Tania, che appunto grazie al machine learning, all'intelligenza artificiale e a tutti i servizi che ci girano intorno, ecco, ora riesce ad avere una vita un po' più normale. E proprio in merito a questo è anche stata mostrata una nuova versione della Google Keyboard con il supporto al Morse Code. Parlando invece di Google Assistant, beh, ecco, anche qui le novità sono tante. È una più interessante dell'altra. Intanto arriveranno 6 nuove voci e poi un po' più in là arriverà anche il voice pack di John Legend. O almeno tutto questo arriverà negli Stati Uniti dove si parla inglese, poi bisognerà vedere come questa cosa verrà gestita in tutti gli altri paesi. Oltre a questo, ora Google Assistant avrà anche una voce più naturale, più fluida. Infatti sono anche stati presi alcuni accorgimenti per far sì che il dialogo tra la persona e Google Assistant risulti essere il più naturale possibile. Come ad esempio il fatto che dopo che Google Assistant viene richiamato la prima volta con OK Google, le altre volte non bisognerà richiamarlo, ma bisognerà semplicemente porre la domanda, come appunto avviene in un dialogo tra persone. Oltre a questo, è anche stato aggiunto il supporto alle azioni multiple, cosa veramente molto utile e oltretutto le azioni possono anche essere completamente sconnesse tra di loro. Ad esempio, OK Google, accendi la luce nello studio e dimmi che tempo c'è a Londra. È vero, magari hai qualche problema se poni questa domanda, però ehi, puoi farlo. Per quanto riguarda invece Google Duplex, ecco, Google Duplex è un'intelligenza artificiale che è in grado di effettuare delle chiamate da solo per prenderci degli appuntamenti e delle prenotazioni al parrucchiere, al ristorante, dove vogliamo. Noi dovremo solamente rivolgerci a Google Assistant, chiedere di effettuarci questa prenotazione, ovviamente dargli tutte le varie informazioni, quindi cosa vogliamo fare, quando, dove, perché. E lui poi provvederà ad effettuare la chiamata. Dopo un po' di tempo ci arriverà una notifica da parte di Google Assistant con l'esito della prenotazione, quindi positiva o negativa e le relative informazioni. Tutto questo è estremamente bellissimo, non so neanche come definirlo, poi però bisognerà vedere come sarà effettivamente nella realtà, perché così come l'hanno mostrato loro nella presentazione, sembra una cosa spaziale, atomica. Ma ecco, la cosa più strabiliante è che grazie alle nuove voci e anche grazie ad alcuni accorgimenti, come ad esempio le intercalari tipo ok, cose che appunto sono presenti nel nostro dialogo, la conversazione tra l'interlocutore e alla fine un robot risulterà essere molto naturale, talmente naturale che forse l'interlocutore neanche si accorgerà di star parlando effettivamente ad un robot. Comunque questa funzione arriverà in beta test, diciamo così, per alcune persone in estate, poi se risulterà essere fattibile come cosa, allora verrà rilasciata al pubblico. Anche Android P presenta moltissime novità e molte di queste incentrate sull'intelligenza artificiale.
Una più grande prima era stata rilasciata verso marzo, però questa beta introduce moltissime altre novità, come ad esempio la funzione Adaptive Battery, che in base alla situazione riesce a gestire quanta potenza fornire alla CPU così da andare ad ottimizzare i consumi. È anche arrivata una funzione simile che però si chiama Adaptive Brightness e che appunto, come dice il nome stesso, riesce a regolare in maniera migliore la luminosità dello schermo. E poi, sempre ricollegandoci al discorso del machine learning, sono anche arrivate le App Action. Quindi ora nel drawer non vengono più mostrate solamente le applicazioni suggerite, ma vere e proprie azioni, come ad esempio apri questa applicazione, chiama Tizio, ascolta questo brano, se ad esempio abbiamo inserito delle cuffie e cose di questo genere. A questo poi è strettamente collegato il discorso degli slice, ovvero azioni di applicazioni esterne che possono essere eseguite quando viene effettuata una ricerca utilizzando la barra di Google. Trattandosi però di funzioni che utilizzano il machine learning, appunto più le utilizzeremo e più saranno in grado di suggerirci delle azioni azzeccate. Ci sono poi anche delle novità grafiche, come ad esempio alcune emoji che sono state ridisegnate, alcune, due. È stato anche rivisto lo slider del volume e anche la barra di navigazione che ora è predisposta all'utilizzo delle nuove gesture per il multitasking, del tutto nuove e per nulla simili a quelle di iPhone X. Del tutto nuove. Dalle impostazioni invece ora è possibile vedere quanto tempo è stata utilizzata quella determinata applicazione ed è possibile impostare anche dei limiti di tempo. Inoltre è anche arrivata questa nuova modalità non disturbare che non va ad agire solamente sulle chiamate ma anche sulle notifiche e sui pop-up, quindi praticamente il cellulare risulterà essere completamente silenzioso. Questa funzione verrà chiamata Shush. E infine è anche arrivata la Wind Down Mode, ovvero il cellulare che va in scala di grigi. Ma adesso passiamo all'ultimo punto e vi parlo di queste tre applicazioni, ovvero Google Maps, Google News e Google Lens. Per quanto riguarda Google Maps, beh, intanto in estate arriverà anche il supporto per Google Assistant, che è una cosa molto comoda, soprattutto se utilizziamo il nostro cellulare come navigatore nella nostra auto. Quindi non dobbiamo necessariamente bloccare la navigazione e quindi potenzialmente distrarci dalla guida, ma potremo chiedere tutto a Google Assistant. È anche stata rivista la sezione per te, che oltre a mostrare quelli che sono i luoghi di interesse, i punti più vicini a noi, utilizzando quelle che sono le nostre ricerche precedenti e anche l'intelligenza artificiale, ci suggerirà dei luoghi che in teoria dovrebbero piacerci. Però la novità principale è che ora potremo utilizzare Google Maps in versione Street View utilizzando la realtà aumentata, cosa estremamente figa ma anche estremamente comoda perché di fatto utilizzando la realtà aumentata potremo capire meglio quelle che sono le informazioni che appunto ci dà Google Maps. Invece in Google News è stata rinnovata la sezione Full Coverage. Sezione Full Coverage che ora riesce a darci una panoramica completa in merito a una notizia, organizzandola in maniera lineare e pulita, schematica. E infine si è parlato anche di Google Lens che ci aiuta, barra ci dà alcune informazioni in base all'oggetto che inquadriamo con la fotocamera del nostro smartphone. Google Lens che ora è capace di riconoscere testi ed effettuare anche un copia e incolla appunto direttamente dal testo della foto. E inoltre può anche riconoscere degli oggetti e può aiutarci a trovare il nome o anche alcuni oggetti simili per stile. Google Lens che tra l'altro sarà implementato direttamente nelle fotocamere di alcuni smartphone. Detto ciò, io spero che questo mega riassunto vi sia piaciuto. L'ultima cosa che voglio dirvi è che tutte queste novità che vi ho mostrato in merito alle app e anche in merito a Google Assistant non saranno disponibili solamente per Android, ma molte di queste, sebbene un po' più là nel tempo, saranno presenti anche per iOS. È vero, magari tutte queste operazioni non risulteranno essere così naturali, così fluide, così come su Android, però a parer mio, ottima scelta. E non lo dico perché sono possessore di iPhone. Comunque, se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento, ma soprattutto seguitemi su Facebook, Twitter ed Instagram per essere sempre aggiornati. I link, come sempre, vi lascio giù in descrizione, ma soprattutto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo settimana prossima in un nuovo video.